se faccio un passo. Ho interpretato nel film Piccola Patria il personaggio di Anna Carniello, che è la mamma. Il personaggio di Anna è una di quelle donne che sembra non accorgersi di niente, per cui sicuramente non penserà allo stesso modo rispetto al marito, come spesso succede, no? Che le mogli poi non hanno lo stesso punto di vista, però non si mettono a combattere contro quel punto di vista, come se ci fosse un'accettazione che però resiste, è una specie di resistenza la sua, da un lato verso la figlia e dall'altro verso il marito. È una donna silenziosa comunque, i cui valori non si spostano. Che succede? Luisa? Nora, basta, tua figlia! Basta, tia! Mi hai riso, ho detto, chi sei andata? Dimmi quello che hai fatto! Chi sei? Cosa vuoi da qua? Dimmi cosa hai fatto! C'era l'ostacolo della lingua, perché comunque c'era una parte di improvvisazione, no? E quindi io non potevo improvvisare, perché il veneto non mi è proprio congenito. Quindi in parte c'è stato uno studio del linguaggio e in parte c'è stato un ostacolo. Guarda che roba! Guarda che mamma più forte! Guarda che mamma più forte! Basta! No, con i piedi non va! No, non vale con i piedi! Non vedrai che mangi! Mangi il sale, mangi! Di fatto sono rimasta sorpresa di trovare una condizione così tanto aperta nel lavoro. Sicuramente una situazione anomala rispetto al cinema tradizionale. Con Alessandro si procedeva in un altro modo. Il modo in cui si procedeva a me restava oscuro. Credo che fondamentalmente lui desse la priorità a tenere una finestra sempre aperta su quello che poteva accadere. Non tutto quello che è stato fatto era già scritto. C'è stata una fase iniziale per qualche mese di ipotesi di scene sviluppate in parte in improvvisazione e in parte in scrittura, e poi c'è stata una rielaborazione. Io manterrei sempre una parte di questo tipo di lavorazione, perché penso che il lavoro sul luogo, il lavoro sulle strutture, cioè anche la casa dove giravamo, era fonte di idee che venivano in quel momento, no? Credo che questo tipo di processo sia sempre molto ricco, possa portare sempre delle cose in più.